Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha negato il permesso di illuminare di rosa parte della vetta più alta dell'Appennino per celebrare la tappa del Giro d'Italia praticativo del prossimo 11 maggio. La decisione ha scatenato le proteste degli enti locali e Gal Gran Sasso, che aveva presentato e finanziato l'iniziativa. L'idea era quella di accendere una luce rosa sul versante nord-est del Corno Grande, il punto più alto della catena appenninica, a 100 giorni dall'inizio del Giro, che si terrà dal 4 al 26 maggio. Abbiamo portato a conoscenza di tutti i cittadini quello che è successo e riteniamo che sia avvenuta una cosa ingiusta. È un'iniziativa che tra l'altro hanno fatto già negli anni precedenti altri territori e lo scopo era evidente, divulgare l'immagine simbolo della nostra terra in tutto il mondo e questo avveniva tramite RCS senza dover sostenere oneri aggiuntivi. Cosa vuole dire al presidente del Parco Navarra? Di essere più rispettoso delle leggi e dei ruoli che sono concessi al parco e agli enti locali. Il parco ha espresso il suo divieto motivandolo con la tutela dell'ambiente e della fauna, in particolare del camoscio appenninico, specie protetta e simbolo del parco. Grande amarezza è stata espressa anche dal presidente della provincia di Termo, Camillo D'Angelo. Di fatto non c'è una risposta netta, c'è una modalità che io trovo ricorrente circa l'autorizzazione. Ci sono sempre momenti di interlocuzione tra enti che portano a lungaggini che di fatto alla fine fanno desistere il proponente rispetto a questi progetti. Non certamente tutti i progetti devono e possono essere approvati, vanno valutati rispetto alla compatibilità ambientale, rispetto agli studi scientifici che comunque possano decretare la compatibilità dei progetti con l'ambiente, ma dobbiamo creare un ambito in cui ci sia più collaborazione, più armonia, uno spirito di sviluppo comune, perché quello che si percepisce, questo è testimoniabile dopo 30 anni di istituzione del parco, è che da una parte c'è chi propone e dall'altra chi nega a prescindere. Questo è lo spirito che deve cambiare prima di ogni altra cosa.